Questo diciamo che è il mio ambiente che mi sono creato ora per poter tutelare quello che io ho creato con la famiglia. Così Freddy Pacini alcuni mesi fa ci raccontava di aver deciso di dormire al piano superiore del suo capannone perché dopo 38 furti subiti era stanco e esasperato. L'imprenditore di Monte San Savino, titolare di una rivendita di pneumatici e bici, nel corso dell'ennesima incursione all'interno della sua azienda, questa notte, pochi minuti prima delle 4, è stato svegliato dai rumori provocati dai ladri, due in tutto, mentre a colpi di piccone stavano frantumando una vetrata. L'uomo dal soppalco ha così aperto il fuoco con una pistola regolarmente detenuta. Sono stati esplosi 5 colpi e 2 hanno colpito alla gamba il ragazzo morto. La vittima è un giovane di 29 anni di origine moldava, l'altro ladro invece è riuscito a scappare. Adesso lo stiamo cercando, per cui sicuramente le indagini stanno proseguendo, non ci stiamo fermando e stiamo cercando di ricostruire gli eventi, da dove fossero venuti, con che modo potevano scappare, le vie di fuga. Pacini è stato poi ascoltato all'interno della caserma dei carabinieri di Monte San Savino. Ovviamente si sente sotto pressione, anche perché bene o male ha ucciso una persona. Quello che sarà l'esito, secondo noi, sarà positivo. Da un punto di vista prettamente psicologico e umano, è una persona che in questo momento è ansiosa e provata per quello che è successo. La causa della morte del 29enne sarà stabilita dall'autopsia disposta dal magistrato. Freddy Pacini è indagato per eccesso di legittima difesa. L'apertura di una indagine necessaria, dovuta ed imposta dalla legge, perché anche per accertare se si versi in un caso di legittima difesa occorre aprire un'indagine. La gente però è tutta con lui al suo rientro in officina, infatti amici e parenti lo hanno accolto con un applauso.